Allora, una volta ho rimorchiato una donzella in discoteca e diciamo che mi ha fatto. Connessionati puri che vi siete iscritti e avete attivato la campanella a questo canale, sicuramente avete già lasciato like. In questo video farò un video insieme ad Alex ed Eros del canale Vapmem. Sono due ragazzi divertentissimi, trovate il link in descrizione. Loro non sanno di che cosa si tratta in questo video, non sanno che cosa si farà, ma glielo spiegherò e fidatevi, ce n'è da ridere. E vi ricordo che se volete potete sostenermi nello shop di Fortnite col codice supporto al creatore OTPFI, tutto maiuscolo, tutto minuscolo uguale. Detto ciò, buona visione. Allora, voi non sapete che video faremo, giusto? No. Vediamo se funziona così. Adesso faremo una partita a squadre e ogni volta che uno fa una kill, gli altri due devono dire una roba imbarazzante barra scomoda su di loro. Qualsiasi roba che può essere imbarazzante o scomoda, capito? Ok, quindi diciamo che era ci sputtaniamo. Sì. Esatto. Io sto cercando nei meandri della mente. Quindi In effetti preferisco qualcosa anche di. la Dai, mia anch'io. ricordo Sarà uno. Eliminato. No. Vecchio, ma cosa Ok. pensavi di fare? Bene, dovete dirmi entrambi una vostra roba. Allora, Ah! niente, ogni tanto quando dormo mi scappa da scorreggiare e No! scorreggio. Davvero? Ma tu dormi in stanza con Sì. Alex? No. Fortunatamente no, Ah, fortunatamente no. ok, no, sennò poverino, mi dispiace. Sì, io una volta, allora, abbiamo fatto un piano per rubare delle carte di Yu-Gi-Oh! Da piccolo e ho dovuto praticamente tipo, cioè, in poche parole ho portato giù la signora per fargli vedere, c'era sta signora qua, no? E l'abbiamo portata giù, io l'ho portata giù, gli ho fatto vedere che volevo della roba tipo nello scantinato e un mio amico intanto gli ha rubato le carte di Yu-Gi-Oh! Alla signora, tipo il Sì, nonno di povera Yugi. puttana. Quella era la nonna di Yugi invece. Avete rubato Sì, le carte alla povera nonna di questa. Yugi. Sì, poi abbiamo trovato pure carte abbastanza di merda, quindi cioè, No, è come? inutile. Però è Sì. stato proprio. Però sì, io ne avrei una tua, perché quello che fa le figure sei sempre tu. Scudini, scudini. Boh, cos? Cos, cos, Minchia, cos? 300. Pure. Ma ci sono le esplosioni di lava dentro, eh. Io non so se sono mortali, se ti toccano. È una di quelle cose che No, non voglio vabbè. scoprire nella mia vita. Che C'è un senso ha che aggassi dopo. tremo in aria? Cioè, in aria io tremo, Sì, non so voi. dai, Che senso infatti. ha? Scosse, terremoto termico, cioè, boh. Mi sparano anche dalla nostra A destra, terra! guarda. Oh, vai che tra un po' vi tocca dire roba nuova. Sì, due kill, ragazzi, vedo con Madonna. Allora, anch'io ne ho fatta una. Quindi ognuno ne dice una. Vai. Io ho shoppato il libro di Ciccio Gamer di Fortnite per migliorare. E questa penso sia una cosa vergognosa, secondo me. Una cosa imbarazzante. Abbastanza, ma Ma l'hai ci. letto tutto? No, non l'ho letto tutto. Almeno questo, dai. Esatto, Almeno almeno questo, quello. dai. Allora, una volta ho rimorchiato una donzella in discoteca e diciamo che mi ha fatto in pista, cioè nel senso mentre ballavamo, un lavoro di polso. No, con tutta la gente lì. Hai Sì, sotto la maglia però. Ci capito che mandavano, mi facevano le storie? foto. Sì. Ma presentale anche a me queste tipe. Ma scusa, Allora, io ho sempre fatto una roba così, ma un po' da infame. Cioè, praticamente dovevo uscire con una ragazza. Solo che all'ultimo mi fa così che io non ero sicuro perché non mi piacevano. Usiamo il rift. Vai. Ok, no. Perché Dicevo, non no? ero sicuro che mi piacevano. E praticamente questa mi ha svelato all'ultimo, prima di vederci, che aveva un apparecchio per sentire, tipo, no? Diciamo che l'ho usato un po' come scusa per non vederla e io ho scritto scusa ma non me la sento. Guarda. Gli hai detto che non te la senti. A lei che non sente. Che battuta di. Sei proprio un senza cuore. Usci, non sei un pusher. A terra! Oh! Oh sì! Vai che magari ne faccio un'altra. Non me l'hai fregata, no? Due, ne ho fatto due con la trappola! No, Sì! sì, devi trappolarti due. Sono No. morti. Allora, una volta sono andato in bagno, sai quando ti svegli proprio stanco morto, no? C'è Cosa ho uno spasso fatto? d'oro qua. C'era il gel, sai il gel a volte c'è tipo la confezione che sembra, cioè, non dico sembra un dentifricio, però No! diciamo.
Vabbè, e niente, mi sono ho iniziato a lavarmi i denti col gel per i capelli. Tu sei... Oh, poi me ne sono reso conto, ho detto che cazzo sto facendo. Hai tipo, avevi i denti che sapevano di... Sì, me ne sono accorto troppo tardi. Cioè avremmo avuto tipo 15-16 anni, eravamo in vacanza con mio padre. Praticamente era quel periodo in cui tutte le ragazze che vedi le fissi, perché insomma vedi ste ragazzine che ci guardano, siamo in spiaggia, siamo tipo dietro nostro padre, facciamo 2 metri mentre le fissiamo, mio padre tira una scorreggia di quelle infernali, ma proprio che si è sentita, queste ci guardano col disgusto e noi tipo cazzo. Ma... che figura di merda. Sì, vendicate la mia morte. A terra uno. Purtroppo sono da tutti i lati. Merda, sono a terra, sono qua. Aia. Bravo Octi. No! Cosa? Dai! Comunque devi dirne ancora una, Octi, eh. Cavolo, io pensavo che te ne fosse dimenticato. Una volta ho pensato che Ludos fosse figa, poi l'ho vista. Questa vale o no? Però la prossima vuole qualcosa di più scandaloso. Va bene. Quindi dobbiamo giocare 9 giorni con sto tremorio qua. Sì. Noi vogliamo la figura di quelle figure, cioè però perché la scala vola? Perché vola la scala? Ma che cavolo? Sono sì, due è stato poi tanto, esatto. Cioè, raga, due team e un Vodafone. C'è una palla. E poi c'è un razzo che vola a caso. Una stellata, una terra. E due me li sono fatti. C'era più nessuno. Vabbè, che cavolo, mi sono spaventato. GGI, raga, dovete dirne due. Nemico, ecco qui. Ecco qui, l'ho trovato. Morto. DJ, porto. No. Raga, io sto a 4. Quindi quante le guardi, ragazzi? No! Raga, ho 2 giallo. Voi te ne faccio la giallo. Allora. Inizio io? Ma inizio io stavolta. Allora, una volta sono andato in un ristorante moldavo insieme ad un mio amico. Ora, voi non so se lo sapete, ma praticamente il soldo moldavo si chiama l'EU. E praticamente un euro vale 22 lei moldavi, ok? Quindi in pratica un leo moldavo, cioè vale pochissimo, è tipo 5 centesimi, ok? Quindi se vai in Moldavia sei ricco, tipo. Sì, praticamente sì. Amici. Cioè io vado al ristorante con 25 euro, mangio per 4 persone, tipo. Al che vado con sto mio amico e mangiamo come dei nemici. Come dei nemici? Cosa? Non penso proprio. Minchia, quanti cazzo di... Ucciso! Ah! DJ. Quindi ne devo dire due ora. Dicevi, praticamente si fa il momento di pagare e io gli do tutti i soldi, però tipo avanza un leu, che è come se avanzassero 5 centesimi. E io tutto convinto gli faccio, sì, questi tienili per te per il resto. Lei mi ha guardato malissimo nella serie. Sei sprecato, diamine. Vabbè, per me è stato stra imbarazzante, anche perché il mio amico mi fa, ma sei scemo, tipo... Oh, nemici di nuovo. Non è una tuta. Guarda, questa è la mia prima di brutto. Oh, Eros, hai pure? Io voglio dire, scutirisco. Vabbè, ci riuscivo. Occhio, perché ci siamo con una kill. Dai. Due kill vecchi. Vai, due kill, iniziate. Allora, una volta sono uscito con una che non mi piaceva per niente. E praticamente non sapevo come sbolognarla. Mi sono inventato una scusa via cellulare. Ho detto, mio padre ha bisogno di un lavoro, che devo aiutarlo. Me ne sono andato, poi gli ho mandato un messaggio. Gli faccio, scusa ma non mi like. Poverino. Sì. No, non beh, penso la niente in confronto a quella di non me la sento. Quella è... c'è un sacco di loot dentro. Sì. Uno è messo malissimo, ragazzi. A terra uno. Ok, dai, mi sono proprio tastato. C'è Occhi che è sopra. Signori. Signori. Io chi in questa partita mi avete cariato male? Io 5. Bella. Vai. Sì. A scuola avevamo una prof che
era di quelle tipo severissime, di quelle che odiano tutti, di quelle che proprio nessuno vuole vederla mai, che ti uccide, tipo che fa tutte le verifiche sì, sotto, sì. Cioè, ok? Sì, quella che hanno tutti paura, ecco. Esatto, quello. Esatto, proprio quella che fa terrore. Una volta ero in laboratorio, e quindi in laboratorio, siccome ero anche nelle file dietro, dico vabbè dai, sto al telefono, no? E c'era Zu che ha mandato un audio sul gruppo. Siccome era il mio compleanno in quel periodo e bisognava organizzarsi e robe, c'era Zu che fa: oh raga, è importante, eccetera. E manda quell'audio famosissimo che parte col volume bassissimo. Che parte col volume bassissimo. E poi tipo così tu alzi il volume e poi parte la tipa che fa i rumori, no? Avete presente? Mi è partito quell'audio con quella prof lì in laboratorio. Ti giuro, io volevo morire in quel momento, volevo morire. Per fortuna lei ha fatto finta di niente, si è messa un po' a ridere, tipo tra sé e sé, e ha fatto finta di niente, ma io ho ucciso Zu. Cioè proprio, io veramente gli ho detto su tante di quelle robe, veramente. Abbiamo capito che si ne ha fatto Zu. Ecco, esatto, esatto. Questo video finisce qua, ciao. Trovate il loro link in descrizione, ciao, un saluto da... Vieros e Alex Legend. Bene, ciao.